Competenza. Professionalità. Al vostro servizio. 15 punti raccolta nella provincia di Torino. È il tuo momento d'oro. Finoro trasforma i tuoi gioielli fuori moda in denaro contante. Oggi siamo con Mauro Spinardi della Intec, azienda che da 9 anni si occupa di distribuzione di particolari e ricambi racing. Mauro, vuoi presentarci l'azienda e le novità? Assolutamente sì. Faccio una breve storia, cronistoria della Intec, che nasce dalla volontà di 4 soci appassionati di questo mondo, perché praticanti o come gare o come semplici appassionati, e durante alcuni viaggi di piacere negli Stati Uniti abbiamo trovato alcuni prodotti interessanti, ce li siamo comprati, messi sulle nostre moto, e facendo parte del mondo del commercio il passo è stato breve e abbiamo creato una società che negli anni si è sviluppata ed è diventata un riferimento sui prodotti performanti e novità tecniche del mondo dell'off-road nello specifico. Da prima solo importatori dal mercato americano, che è il mercato di riferimento per il nostro mondo, siamo diventati esportatori e adesso gli americani ci chiedono a noi le novità, fortunatamente, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene. This is noise. Il salto che ci ha fatto fare l'esportazione in tutto il mondo, perché ora abbiamo distributori in tutto il mondo, è stato il marchio SKF, conosciuto sicuramente a livello interplanetario per la produzione di cuscinetti, ma pochi sanno che all'interno del gruppo SKF esistono le divisioni gomma, che sono anche leader, però non sono prodotti che si vedono, perché sono normalmente dentro i motori dei camion, dei cambi, delle auto e di... Dalla volontà di alcuni dirigenti della divisione gomma dell'SKF è nato un prodotto specifico per il mondo delle moto, che sono le oramai famose tenute verdi per le forcelle. Questo progetto è nato nel 2009, che è stato presentato in fiera a Milano, e negli anni, visto il successo di questo prodotto, è stato ampliato il programma di prodotti offerti a questo mondo. Oltre alla tenuta forcella, che è oramai famosa e che continua a subire un suo sviluppo, questo ne è la riprova, una tenuta dedicata alle nuove forcelle Kayaba PSF, che sono le Kayaba ad aria, cioè forcelle che non hanno più l'ausilio delle molle elicoidali, ma funzionano appunto con la pressione dell'acqua. SKF è uscita con un prodotto dedicato che garantisce appunto le performance di tutti i suoi fratelli montati sulle forcelle tradizionali, e è stato sviluppato un prodotto ad hoc che sta riscuotendo ovviamente un grande successo. L'anno scorso è stato lanciato un nuovo prodotto, che sono le tenute per i mozzi ruota, con lo stesso concetto di performance, quindi aumentare la scorrevolezza e nel contempo la tenuta. È stato creato il Whistle Kit, che è composto da una tenuta diversa dalla solita tenuta in gomma che c'è sulle moto tradizionali, ma è composta da 3 pezzi. È composta da un'anima metallica che fa da supporto al tutto, uno schermo in materiale plastico che è una loro mescola brevettata,
e una ulteriore tenuta che va all'interno. Con questa tenuta cosa succede? Abbiamo questo schermo esterno che è solidale con il distanziale dedicato che viene consegnato con il kit e ruota all'interno della parte metallica che citavo prima. È creato con un profilo a labirinto disegnato da loro particolare che tiene più facilmente lo sporco al di fuori dal mozzo, quindi prolungando la vita del cuscinetto stesso e di conseguenza della ruota. Abbiamo fatto noi dei test con l'SKF perché chiaramente la collaborazione è diventata importante, con loro facciamo ricerca e sviluppo insieme. Abbiamo fatto un test con una moto in condizioni limite a 50 ore, simulando la vita appunto di 50 ore di una moto, con fango allagando delle piste per ricreare appunto queste situazioni, fermandosi dopo 8 ore e mettendogli l'idropulitrice volutamente contro il SIL, e i risultati sono stati sorprendenti su quanto può tenere in più rispetto a una tenuta tradizionale. La normale evoluzione di questo prodotto è stata quella di dire: ma cavolo, SKF è il numero uno al mondo dei cuscinetti, mi dai le tenute e i cuscinetti. Allora abbiamo coinvolto anche la divisione dei cuscinetti e adesso nella nostra offerta possiamo dare solo il kit di tenute o in alternativa il kit di tenute confezionato con i cuscinetti dedicati per fare la revisione completa della ruota, sempre o ruota anteriore o ruota posteriore, disponibili per tutte le moto degli ultimi 10 anni grosso modo, dal 2000 ad oggi, mini cross compresi ovviamente. Una cosa che ci hanno chiesto a gran voce tutti i nostri distributori, il mercato e anche le testate giornalistiche, specie d'oltreoceano, dove sono molto più attenti di quelle europee sullo sviluppo dei prodotti, dice: cavolo, avete un prodotto che è la tenuta forcella che oramai nel racing usano tutti, quando farete un prodotto per il monoammortizzatore? Era un po' più complicato, ma ci stavamo già lavorando insieme e fortunatamente siamo riusciti a tirare fuori un prodotto dedicato. Chiaramente per ottimizzare le performance che cercavamo non era così facile come sulle forcelle, cioè sostituire il prodotto originale con il prodotto SKF, con i suoi profili, con le sue mescole, vi dicendo. È stato necessario creare la testina completa perché per forza di cose bisognava adattare la cosa. È stato creato una testina, quindi il componente che porta le tenute nel monoammortizzatore, che normalmente è composta da 5 pezzi, cioè paraolio, parapolvere, la testina, rondelle, la guida, 1R sulla fascia. Qua è stato semplificato grazie anche appunto alle loro mescole brevettate che permettono di fare questo. È stato creato un supporto ad hoc, una boccola interna di produzione SKF, il parapolvere nella mescola famosa verde e una tenuta unica. Cosa voglio dire? Praticamente nella testina viene messo questa tenuta nera che si vede sopra, dove congolba sia la tenuta interna
sullo stelo del pistone, sia esterna sul corpo mono. Quindi con un pezzo solo si è fatto tutto, non solo è stato ricreato anche il bumper, cioè il tamponamento di fine corsa. Abbiamo iniziato la distribuzione di questo prodotto 2 mesi fa, abbiamo dei riscontri superiore a qualunque più rosea aspettativa, perché non pensavamo che si potesse sentire delle differenze così importanti. Però tutti i sospensionisti che hanno già avuto modo di montare, testare tutto, hanno avuto dei riscontri inimmaginabili. Questo fortunatamente per noi. Sono disponibili per le moto anche qua più diffuse, e le moto europee quindi che montano ammortizzatori VP, quindi tutto il mondo KTM, Usaberg e quant'altro, Sherco, il mondo giapponese, quindi Kayama, Showa, per coprire tutte le moto di produzione giapponese, quindi le quattro sorelle Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, oltre a creare anche dei kit dedicati per i monoammortizzatori Ohlins, visto che sono molto presenti nel mondo dell'aftermarket, quindi si è reso necessario produrlo, e i ZF Sax, che sono presenti anche su buona parte di moto europee, tipo la TM, tipo la Beta, tipo qualche Husqvarna, insomma hanno una diffusione importante e sta avendo un discreto successo anche qua in Europa. Sempre come novità, che non è più una novità ma è una novità normale evoluzione, sono i nostri impianti frenanti, che sono la linea T-Brake. Sono nati nel 2006 da una conoscenza che avevamo un'idea di un profilo del disco freno, delle nostre idee sul materiale. Abbiamo trovato un costruttore di dischi freno che ci sta realizzando questo disco freno con il nostro disegno, le nostre specifiche. Abbiamo un anteriore oversize, quindi maggiorato, diametro 270 mm, con un profilo esterno cosiddetto a margherita, come si usa attualmente. Abbiamo creato ulteriori scavi e tagli per scaricare i detriti che si possono accumulare, fango, terra, sabbia, durante l'utilizzo del fuoristrada, oltre anche ai gas prodotti dalla frenata. Questo permette di mantenere delle temperature di esercizio più basse, quindi mantenere una costanza di rendimento nell'arco dell'utilizzo in maniera più corretta. La ricerca ci ha chiesto anche di abbassare il peso il più possibile per diminuire gli effetti di volanici che ci sono, giroscopici, pardon, sulla ruota anteriore, quindi è stato fatto un nucleo in Ergal con la pista in acciaio inox giapponese. Oltretutto abbiamo ancora tentato, visto che avevamo spazio, alleggerimenti ulteriori sulla fascia, questo punto per mantenere il peso più contenuto possibile, unitamente al concetto di disco flottante per eventualmente compensare eventuali stortature. Chiaramente al disco anteriore c'è la linea dei posteriore, dove abbiamo creato
con lo stesso concetto al disco posteriore, quindi quello che noi denominiamo la versione racing, particolarmente apprezzato nel cross, ma ultimamente anche qualche endurista tipo il Giacomo Redondi, che sta ben figurando, ha apprezzato molto e l'ha usato nell'ultimo Gran Premio di Spagna, sia l'anteriore che il posteriore in versione racing. Come dicevo, stesso concetto, quindi con gli scarichi per detriti, gas e totale alleggerimento. Per esigenze diverse abbiamo il cosiddetto disco intermedio, che diciamo ricalca bene o male l'idea del disco montato di serie, ma chiaramente costruito col nostro acciaio giapponese. Anche qua abbiamo creato il profilo a margherita per aiutare a scaricare anche qua detriti, con delle asole per alleggerire e scaricare i gas. Dall'enduro ci chiedevano, più per motivi di fango, un disco pieno. È un disco che molti campioni negli anni hanno fortemente voluto. Sono pochissime le case concorrenti nostre che offrono il programma completo del disco pieno per l'enduro. È una questione di gusti, ci sono quelli che sono abituati ad avere una frenata aggressiva, come citavo prima Giacomo Redondi, con un disco aggressivo, chi come campioni come Stefan Merriman, che abbiamo avuto l'onore di collaborare con lui, che addirittura metteva olio da catene sulle pastiglie freno perché non voleva assolutamente inchiodare la ruota posteriore, ma voleva solamente rallentare. Il tutto unito agli adattatori per il disco Versailles, ovviamente davanti. Non sono microfusi, ma sono ricavati dal pieno. Questo per un semplice motivo, perché abbiamo visto con prove fatte che il microfuso tendenzialmente, specie nelle frenate violente, tende a piegarsi e quindi creare poi quelle turbe nella guida che il disco va a fregare contro le pastiglie. Partendo da un prodotto ricavato del pieno in Erga 70-75 stabilizzato, questo viene praticamente quasi eliminato. L'offerta del programma dei dischi freno chiaramente comprende anche le pastiglie. Attualmente abbiamo un programma di pastiglie totalmente sinterizzate che garantiscono una buona performance con una buona durata. Avendo oggi un parco di piloti di alto livello che appoggiamo, che utilizzano i nostri prodotti, e vorrei citare almeno i principali: il Jolly Zanardo Racing, che fa correre i nostri Salvini Albergoni, stanno usando i nostri dischi freno, i prodotti SKF, i prodotti Recluse, di cui faremo un accenno dopo. Abbiamo l'Iron Team, dove appunto corre Giacomo Redondi, che corrono con prodotti SKF e i nostri dischi freno. Abbiamo molti piloti francesi come Desparois, che corre per INATV con Yamaha France, che utilizza i nostri freni e le nostre frizioni e i prodotti SKF. Abbiamo il team Boano Beta Racing con i nostri Danny Philippers, Nicolo Mori e Davide Soreca, che stanno ben figurando sia nei campionati italiani che nel mondiale, tutti e tre. Corrono anche loro con i nostri dischi freno e con i prodotti SKF Recluse, e quest'anno siamo sbarcati anche nel mondiale cross con il team Gariboldi Racing, con il nostro David, il fratello maggiore di Danny, che corre con le Honda Gariboldi Pro Circuit, che corre con i nostri freni, unitamente chiaramente all'altro pilota della MX2, che è Harry Cullas. Abbiamo poi un buon numero di team nazionali che corrono i campionati di enduro assoluti italiano, il motocross, i campionati italiani, team Massignani, uno dei principali, che corre con le Honda, con prodotti SKF Recluse, Gecko e i nostri freni.
abbiamo il team di Steel Dr. Jack con il KTM 125 che anche lui sta correndo con i nostri freni. Abbiamo molti campioni anche nei campionati minori, tipo anche il semplice regionale o provinciale, che comunque non disdegniamo mai, perché comunque ci ricordiamo sempre che noi arriviamo da quel mondo lì. E io ancora adesso, quando il tempo me lo permette, andiamo a farci il giro alle gare di regionale per vedere amici e piloti che corrono con i nostri prodotti. Qualità, competenza, professionalità al vostro servizio. 15 punti raccolta nella provincia di Torino. È il tuo momento d'oro. Finoro trasforma i tuoi gioielli fuori moda in denaro contante. Tensione più forte, quindi dai, vieni nel cuore.